E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo qui dinanzi a questo fantastico gioco. È da ieri che lo sto scaricando e finalmente ha finito Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ragazzi, oddio, da quanto aspettavo questo gioco. Già sono usciti parecchi video su YouTube. Activision presenta un ritorno inaspettato. Oh, inaspettato! Sviluppato da Vicarious Visions. Visions. Ma non ho capito, è la Naughty Dog? Quindi no, non l'ha fatto. Crash Bandicoot! Che figata! Ragazzi, allora, mi sono già spoilerato qualcosa perché non ce la facevo ad aspettare e ho visto i video di Gabbo e Dredd. Beh, non so se altri lo faranno. Crash Bandicoot in Trilogy! Che top! Oh, vi giuro, se devo scaricare le robe, ho scaricato 9 giga di gioco, quindi vi prego, voglio giocare subito. Caricamento, che stai caricando? Muoviti. Ah, vabbè, devo accettare per forza, va bene. Ah, nuova partita. Ah, installazione in corso. Ho intenzione di portarvi tutto quanto i walkthrough, quindi vi prego, spolliciate già da adesso, supportate questa serie. E appunto, come vi dicevo, voglio portarlo fatto bene. Appunto, ho visto Gabbo giocare e Dredd, oh mio Dio, diciamo, per carità, loro lo stanno portando differente da come lo voglio portare io. Però c'è tipo Gabbo lascia indietro le scatole, tipo no, Gabbo, perché lo fai? Ti prego, Gabbo, non farlo. Non sappiamo perché non ha funzionato in passato. Sciocco! Questo Bandicoot sarà il mio generale e guiderà le mie truppe Cortex alla conquista del mondo. La vittoria sarà mia! Che figata! E ora ci siamo! Presto! Nel vortice! Cortex? Il vortice non è pronto! Non abbiamo idea di che cosa succederebbe! L'ennesimo fallimento! Catturatelo! Preparate il Bandicoot femmina! Preparatelo per far cosa? Certo, ma non l'hanno... Però lei non hanno dato un senso. Comunque mi piace che hanno comunque utilizzato il Bandicoot femmina anziché Coco, perché per chi non lo sapesse, appunto, Coco è subentrata nel 2. In realtà Coco nel primo Crash non esisteva. Che figata, madonna, che top! No, sto vedendo un po' di leggero ritardo nei comandi. Diciamo, i comandi non sono proprio reattivissimi, sinceramente. Vabbè, comunque è giocabile, dai. Madonna, che figata. Aspetta, il primo era molto più reattivo, eh. Oh, povero piccolo. Madonna, ragazzi, vi giuro. Che bello. Da quant'è che aspettavo di giocare qua. Madonna. Allora, ho intenzione di portarvi la serie possibilmente prendendo tutte le gemme, tutte le casse, tutte le varie robe e bla bla bla. Allora, poi una cosa che ho visto... Oh, guarda qua che figata! Oh, trofeo guadagnato, giro giro tondo. Aspetta, questa è una cosa che ho visto dal video di Gabbo. Se lui corre... No! Ok, niente, no, perdono, volevo fare una prova. Lui ci ha camminato sopra e le casse si sono rotte dopo. Ma le casse rimangono... Le casse rimangono salvate. Ecco, questa cosa l'hanno cambiata. Perché nel primo, in realtà, se morivi, le casse dovevi tornare indietro a riprenderle. Dovevi fare il livello senza mai schiattare. Ok. Ok, prendiamo tutti i frutti Wumpa che riusciamo. Bam. Allora, andiamo a fare le due scatole qua sulla sinistra. Ragazzi, vi giuro, qualcosa di bellissimo. Ma voi non avete idea quanto desideravo io...
poi graficamente è eccezionale. Certo, l'unica cosa appunto che non mi fa impazzire è il... Vedete, guardate, se io premo... Guardate, premo su... Vedete? Non è reattivo, cioè appena lo premo. Vedete, premo X. Ok, dai. Diciamo comunque... Ci si può... Ci si può, ci si può. Allora, qua è qualcosa di veramente... Madonna mia, oddio, che difficile! Bam! Fatto! Perfettissimo! Allora, adesso andiamo di qua. Ci sono le nostre bellissime due casse. Perfettissimo! Che top! Dammi la gemma, pupa! Fatto! E quando va questa animazione così vuol dire che tipo... Wow! Da-da-da! Che carine le animazioni! Ciao a Quacu! Ma non mica se sei sempre così incavolato, che ti è successo? Dovresti essere felice. E sei uscito vuol dire troppo top. Ci sono le reliquie. Madò, che figata le reliquie. Aspetta, e le reliquie? Aspetta, posso? Mostra tempo obiettivo. Vediamo. Quindi tecnicamente c'è l'online in questo gioco. Che figata, mostra tempo obiettivo. No, vabbè, raga, spettacolare. Allora, direi di passare al secondo livello. E nel secondo livello, ahimè, non si può prendere la gemma. Perché ci serve la gemma verde. E la gemma verde la dobbiamo prendere in un altro livello. Quindi, che top. La apriamo a Quacu. Così, bam, che top. Madò, che figata le animazioni dell'esplosione della TNT. Guarda che mi dimentico. Madonna mia. Sì, no, raga, credetemi, ha urtato pure me, non solo voi. Bam. Ok, ora qui stiamo attonti. Possibilmente non vorrei crepare, se possibile. Comunque sì, diciamo, la cosa dei comandi leggermente ritardati mi urta leggermente, che era molto più reattiva. Ecco, vedete, qua serve la gemma verde. E ahimè, ho lasciato indietro tre casse. O meglio, la gemma verde ci porta... La gemma verde ci porta a prendere tre casse, quindi sì. Ok, qua dobbiamo stare molto attenti. Possibilmente non vorrei morire. Facciamo... Bam, fatto! Aspetta, sono esplose? Adesso non mi ricordo se nel primo le TNT vengono considerate anche come casse. Giuro, non me lo ricordo mai. Bam! Livello bonus! Ma sul 3 sì, le TNT venivano considerate come casse, anche le nitro. Questo qua non c'ho voglia di saltarci sopra. Oh, trofeo guadagnato. Ma sì, dai, una volta ogni tanto. Ciao! Povera. Cortex che la prende. Perfetto. Caricamento Jungle Rollers. Ok. Ciao, pianta! Stiamo attonti. No, raga, veramente figa come cosa. Veramente figa. Figa, figa. E ciao. Vedete, tre casse. Peccato. Fine del livello, finito. Madonna, raga, no, vi giuro. Mi hai mancato tre casse. Oddio, che faccia. Oddio. Non è colpa mia. Non è. Isole Vumpa. E già abbiamo terminato pure il secondo livello, veramente inaspettato. Raga, questi video pensavo di farli durare circa una ventina di minuti. Davvero, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ho voglia di portarvi davvero tanti video, magari anche 2-3 video al giorno, ogni giorno di Crash. Vi prego, supportate questa serie, perché Crash è uno dei miei giochi preferiti, uno dei migliori platform che io abbia mai giocato. Quindi vi prego. Tommy. Oddio, che sono strani i controlli qua. Ah, Tommy, diciamo, sono un po', allora, qua io con Ludga non devo camminare, perché c'è un momento in cui mi serve. Vabbè, no, qua ce la faccio, va bene. Ah, ok, perfetto. Ok, togliti Ludga. Ah, Tommy, sono un po' macchinosi. Quanti di voi hanno avuto questa sensazione? Cioè,
Cioè che i tassi non fossero reattivissimi come lo erano un tempo. Ecco qua, ecco, vedi che mi ricordavo, vedi che mi ricordavo. Eh sì, ma mi ho sbagliato. La reattività dei tasti questa è, perché io ho premuto avanti ma non ci è andato avanti. Cioè mi ha preso prima la X del della sinistra. Levati. Ce la faccio! Ok, ce l'ho fatta. Oh, bonus! Ed è... Matommi, pezzo di merda che non sei altro. Aspettiamo, aspettiamo. Bella, queste cagate io dovrei evitare di farle. Cioè, è importante aspettare in questo gioco, perché non devo avere fretta. Con calma. Oh, fatto! Hai visto? Che ci vuole? Oddio, raga, mi ricordo la canzone... Si può essere amici per sempre. Ok, ammetto che ci ho avuto un po' l'ansia. Ok, due vite. Ciao, come ti chiami? Non è Coco, quindi ciao signorin. Poverin, volate a V. Oh, 30 casse su 38. Ah, 30 casse su 38? Quindi le casse del bonus sono contate? Ah, qui serve la gemma gialla. Vedete, il livello continua, ma non se puede. Grande! 8 casse dimenticate. Eh sì, mi ricordavo, mi ricordavo. I remember. Caricamento isole Wumpa. Se avete giocato al primo, pure voi avete notato che sotto il pad è un po'... Io spero tantissimo che questa cosa la fixino, vi prego. Cioè, fate un controllo più reattivo. Cioè, i salti sono diversi dal primo. Madonna, ma io dico, ma quando prendono i tester, no? Perché non le notano queste cose? Ma Tommy, cioè, se ci andassi a testare i videogiochi, io la prima cosa direi... Il salto è strano! Quando salti, si muove strano! Non lo so, comunque questo qua è il livello della palla. Qua la gemma si può prendere. No, dai, che figata! Che... figata! Ma tu... Io mi sto dimenticando la cassa, signorina, pure lei. I livelli, quelli della palla sono... Ma Tommy, che ti mettono i fossi vicini. Sono tra i livelli miei preferiti. Veramente, sono spettacolari. Ah, mi sta scivolando la levetta! Mi sta scivolando la levetta! Ok! Ah! Ma Tommy! Che ti scivola la levetta in un modo incredibile. Via... Ma io spero che sia soltanto il primo crash un po' così, eh. Ah, questa è una cosa bellissima. Il sentiero delle mele. Dai, no, 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 raga. Comunque, obiettivamente, il gioco è una figata. Sono saltato prima. Ma perché sono stronzo? Mi sta volando il dito, mi sta volando il dito, mi sta volando il dito. Signora, 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 il dito. Signora, aiutami. Signora, ah! Madonna mi! Perfetto! Cos'è? 7% completato! Maria l'ansia! Madonna mi è scivolato il dito Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo pure preso la gemma e per il momento abbiamo completato tutti i livelli che potevamo completare. Upstream! Il livello dell'acqua lo adoro! Ecco, questo è appunto pure come livello delle palle, uno dei miei livelli preferiti. Oh, guarda, c'ho il ciuffetto tipo tutto... Mettiti qua sopra. Ok, così già magari sembra una persona per bene, non un mongo plettico tipo... Magari vorrei arrivare a Papu Papu, che dite? Ok, madonna, raga, graficamente è qualcosa di... Madonna, che bello. Che bello graficamente. Wow. La musica. Che top. Dai, che bello. Bellissimo. Pam 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 pam. Che sono strani sti pesci. Ok. Madonna, la pianta in HD. Ok. Di solito muoio quando vado così di fretta, tipo, pur di prendere la foglia e non aspettare il prossimo giro. Via. Uh!
Ah, pure qua serve una gemma. Non mi ricordo il colore della gemma che serve qua, eh. Forse blu? I don't remember. Bam! Level bonus! Woo! Dai, no, raga, che figata. Veramente mi piace un botto. Mi piace un botto. Allora, qua dobbiamo... Uno, dos. Ok. Vi giuro, quando devo saltare sopra le casse e siamo sopra i baratri, vi giuro, c'ho l'ansia. Ok, fatto! Ciao, cara! Ti chiamo Cacà, va bene? Sei la sorella di Cocò. Siamo già a 15 vite. È un bordello di mele. Ciao, fogliolina! Ciao! Andiamo, portami avanti nel cielo blu stellato di notte! Andiamo, cucciola! Yeah! E qua si deve chiudere. Ok. Uah! 33 su 36. Serve la gemma. Ma tutte le gemme me le mettono all'inizio? La faccia è bellissima. Adoro. Cioè, l'espressione che ha. Non è colpa mia. È colpa delle gemme, bastardi. Ragazzi, Papu Papu. Gli faremo un tappo di culo incredibile a Papu Papu. Anche perché Papu Papu ha questa bellissima caratteristica. Papu Papu, che gli puoi saltare addosso tutto il tempo. Cioè, non devi aspettare. Molti sono convinti che devi aspettare che lui sia fermo per potergli saltare addosso. No, no, assolutamente no. Oddio, che brutto! Ma quattro dita! Hai i piedi pure? Vai, tira il colpo a terra. Perfetto, bam, vedete. Ah, aspetta. Ok. Oh, pezzo di cazzo. Oh, cornuto. È giusto, eh. Vai, batti il coso a terra. Va, perfetto. Vai, batti il coso a terra. Bravissimo, vai, di nuovo. Vai, vai. Perfetto. Fatto. Vedete, è una minchiata sto boss. Abbasso Papu. E dove lo abbassi, Papu? Fatto. No, spettacolare, ragazzi, veramente. Allora, detto ciò, io direi che per questo primo episodio può essere tutto. Sto già registrando da 25 minuti. Vabbè, magari qualche taglio arriveremo sui 20, non lo so. Raga, vuoi che si unisca alla tua avventura? Sì. Questa cosa è stata aggiunta. Che figata. Detto ciò, ragazzi, se il video è piaciuto, se il pollicione in su qui sotto al video. Credo che anche oggi uscirà, più tardi appunto, uscirà un'altra parte di Crash Bandicoot. Vi prego, supportatela, perché ho intenzione di finire sia il primo che il secondo che il terzo al 100%. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video. Vi voglio bene e ciao ciao.